Ciao ragazze! Allora, innanzitutto, prima di iniziare questo video, che come vedete è un video un po' diverso dal solito, ma già ho registrato questa parte e lo vedete tra pochissimo, volevo dedicare veramente un attimo, ma fondamentale, a ringraziare tutte le persone che sono venute a trovarmi al Romix. È stata un'esperienza unica, ve lo dico sempre, il Romix è veramente bellissimo, ma così come il Comic Con ed altre fiere al quale partecipo, perché è sempre bello incontrarsi, rincontrarsi con persone che hanno la mia stessa passione, quindi le altre creative, ma soprattutto vedere anche tutte le persone che mi seguono con affetto, venirmi a trovare, nuove persone che si avvicinano al banco e insomma mi fanno sempre tanti bei complimenti e mi riscaldano il cuore con i vostri complimenti, perché questa, soprattutto per il per questo tipo di passione che ho, no? La creatività, realizzare cose fatte a mano e avere persone che apprezzano così tanto e ti fanno sentire così tanto il loro calore con le parole, con i gesti, venendomi appunto a trovare anche in fiera, è qualcosa che a me dà carica, mi riscalda il cuore e mi riempie di gratitudine. Io quindi vi ringrazio ad una e grazie anche per tutti voi che appunto mi seguite qui su YouTube. Stiamo veramente crescendo piano piano, ma stiamo crescendo, cioè ho più di 2000 persone che insomma sono iscritte, quindi va bene, insomma è una cosa veramente verosimile per me. Io vi ringrazio di tutto cuore e vi lascio appunto alla recensione del video. Un bacione! Oggi vi volevo recensire due delle mie bambole da collezione, una Dal e una Palip. Allora, come potete vedere, questa è una piccola parte della mia scrivania un po' incasinata, ho cercato di mettere a posto per il video, però insomma sempre un po' bella piena di cosine. Queste infatti, come potete vedere qui, ci sono tutte le lettere, soprattutto lettere di quando ero più piccolina, che mi scambiavo con una mia amica dal Giappone, altre lettere che mi scambiavo insomma con le mie amiche dell'epoca. Ma bando alle ciance, vi volevo mostrare questa, che è appunto una Dal, come vi dicevo in qualche video fa, ed è seduta su questo divano che è stato realizzato a mano. Io l'ho comprato qualche anno fa su Etsy, il divano. Aspettate, vediamo se ve lo faccio. Eccolo qua, questo è il divano e lei è la Dal. Eccola qui. Ciao! Allora, ce ne sono veramente di ogni tipo e questa era quella che mi ha colpito di più all'epoca. Ce l'ho già da qualche anno ed ha sotto una magliettina con questa collanina col cuoricino. Poi, ha una cintura, un vero proprio cinturone, degli shorts, dei leggings tutti sbrilluccicosi e questi stivali diciamo da cowboy. Lei è molto molto strong, molto stile rocchettara e difatti mi hanno anche regalato poi successivamente da abbinarci vicino una bellissima chitarra che ora vi faccio vedere. Eccola qua. Non la trovate fica? Guardate che carina. Eccola. Questa mi è stata regalata ed acquistata a Tossa de Mar in Spagna. Poi niente, questa bambolina porta anche il cappellino. Eccola qui. Ops. Un cappellino un po' pesantino, devo dire. Col pompon, come vedete sopra, e anche i pompon qui che scendono di lato. Ma ora veniamo ad una bambola più recente, che è della Palip. Ora ve la faccio subito vedere.
Ed eccoci arrivati al pezzo forte. Non perché la Dallo non mi piaccia, assolutamente mi piace tantissimo, però questa ragazzi la desideravo troppo. Ed è una palip ed è Alice nel Paese delle Meraviglie, ovvero Alice in Wonderland Steampunk. Allora ragazze, non potete capire quanto io l'abbia desiderata, e andiamo subito a recensirla. Avviciniamola un po' così la vedete meglio. Ha un vestito blu, come potete vedere, con su delle stampate, queste sono stampate, delle rotelline sia qui che qui, eccole. E poi come potete notare, al di sotto del vestito c'è una sorta di merlettino, però fatto sempre in stoffa, che è appunto beige con righe marroni. Poi al di sopra le hanno messo questo bellissimo grembiule molto particolare. In questo caso invece li hanno applicati, non sono stampati, queste rotelline. Adesso vi faccio uno zoom. Ecco, queste rotelline, proprio per richiamare lo stile steampunk, e poi delle borchie, sia qui che qui. E le hanno applicato anche questo grazioso fiocchettino nero. Al di sopra appunto del grembiolino abbiamo la parte superiore, che è un po' più scura rispetto appunto al grembiolino, che questo è un color ecru, se non erro, insomma un beige un po' più scuro. E poi invece questo è un marrone, con su queste strisce dove sopra hanno applicato altre borchie. Come potete notare, le maniche sono a sbuffo, ecco, così forse si vede meglio, sono a sbuffo. E la particolarità è che da un lato abbiamo la manica che appunto è completa fino a sulle mani, invece in quest'altro caso abbiamo la manica corta, e poi hanno applicato diciamo questo pezzettino in più da poter mettere dove volete. Io l'ho applicato lì. Poi è stupendo questa parte dove fuoriesce la camicia, con questo collettino molto particolare, tutto merlettato. Al di sotto, aspettate che tolgo un po' di zoom. Al di sotto potete notare le calze, che sono appunto sia bianche a strisce nere, e delle scarpettine molto particolari. Vediamo se riesco, eccole qui, vi faccio uno zoom. Delle scarpettine molto particolari, davvero graziose. E come potete notare, da qui si vede molto bene, la base è tutta decorata con questi ghirigori stupendi. Poi proseguiamo e andiamo a vedere bene i dettagli del viso. Ecco, magari se la telecamera mi aiuta. Aspettate. Allora, eccoci qua, allontaniamola un po'. Ecco, perfetto, i dettagli del viso. Come potete vedere, è un incarnato molto molto chiaro, e delle labbra un color rosa molto pallido che va un po' sull'arancione. Gli occhi, la classica particolarità delle palip, un po' di tutte queste bambole, e questi occhi molto molto grandi, molto espressivi. Ma a differenza delle doll, le palip, almeno queste qua, ma credo un po' tutte, hanno un pulsantino qui dietro, aspettate che mi aiuto con quest'altra mano, che come potete vedere, magari se lo faccio si vede anche, ecco qui, può direzionare gli occhi a destra, a sinistra, al centro, insomma scegliete voi dove posizionare gli occhi. E poi potete anche chiudere gli occhi entrambi. Poi potete vedere su la testa ha anche un bel fiocco, eccolo qua, e vi hanno applicato questa piccola chiave e anche delle borchie, eccola qua.
Allora ragazzi, io penso più o meno di aver detto tutto. E niente, io la trovo veramente stupenda. Poi ovviamente sono gusti, ce ne sono di ogni tipo di Palip, ma anche stesso di Alice ne hanno fatte, sia la Steampack, Alice Jardin, che sia in versione verde pastello, o meglio un Tiffany, oppure addirittura rosa, con i capelli tutti rosa, insomma è meravigliosa. Poi c'è quella classica, quella romantica, di ogni tipo. Io se potessi veramente me le comprerei tutte. Dici, ma tutte Alice? Sì, vabbè, lo sapete, sono impazzita per Alice. Alice mi piace in tutte le versioni e in tutte le salse. Quindi sì, la comprerei assolutamente. Ora vi faccio vedere un 360 gradi della bambola, e così da poterla vedere per intero. Un attimo solo, vediamo come posizionarla. Eccola qua. Allora, eccola. Io ho una tecnologia molto avanzata. Vabbè, l'importante insomma è che si veda. Ecco, questo è il retro. Come potete vedere, questi bellissimi capelli biondi, tutti boccolosi. Poi, ultimo mezzo giro. Ed eccola qui. E niente ragazzi, con questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto, che la bambola vi sia piaciuta, e niente, se avete delle curiosità, insomma, scrivetemi pure sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, e noi ci rivediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!